Ball, stasera siamo in questo salotto e noi stiamo bello tutti insieme, Elan! Tornati in studio, che meraviglia, con questa bassa banda dello Sharabal con Vito che ci ha fatto veramente divertire in questo momento. Madò! Bene, allora che è successo? Che è successo? Oh, oh. C'è un'aria! Oh. Ah. Questa aerea stasera devi andare da Barletta, perché Barletta è diventata una grande città, sono tre sindaci che posso veramente dare il grande sviluppo a questa Puglia. E Piripicchio stasera, con questa aerea, deve andare a scaricare le bombe a Bari. Quante bombe abbiamo? E queste sono 13. L'aerea, Millato. Oh. Ah. Per favore, devi andare, perché noi siamo a Barletta, siamo a una trasmissione così bella, che una è l'amica 9, che dà tanti amore, tanti spettacoli, e noi difendiamo arti vigeri, bombarde mitragliate, fuoco! Allora, le tagliere sono tutte traditore, nella mitraglia hanno messo l'acqua da un pulgione, proviamo da dietro, da questa parte al manicomio, da questa parte al ricovero, da questa parte una botta centrale, l'aerea sta arrivando, arti vigeri, bombardieri, caricate! Bombe! L'aerea si è spostata! Mitragliate! Bombe! Fuoco! Bombe! Prolungamento! Bombe! Fuoco! Bombe! Una botta a chi vuol male a Barletta! Una botta a chi non vede questa trasmissione! Bombe! Una botta al cantante di Napoli, al nostro rappresentante, e una botta a chi non ci chiama sulle piazze. Bombe! Fuoco! Mitragliate! Bombe! Fuoco! Bombe! Bombe! Ah, si è rotta la gomma! Siamo tornati, Bravo, siamo tornati, bravo. In diretta. Io volevo salutare Vito Guerra e dargli l'appuntamento alla prossima occasione. Senz'altro ci saranno delle richieste e senz'altro diremo ai nostri telespettatori: invitateci, perché c'è da divertirvi. Grazie. Grazie, Vito Guerra o Sharabal. La banda. Oggi venerdì, seconda puntata su Amica 9. Chiaramente, se ci volete visionare, se volete guardare anche sul computer, se volete su internet, su YouTube, Amica YouTube. 9, canto anch'io, stasera canto anch'io, .it. Una cosa importante, sì. È stata costruita proprio la pagina di Stasera Canto Io, quindi su YouTube potete visitarla, basta cliccare Stasera Canto Io, perché c'è tutto da vedere di quello che succede,
che è successo e che succederà. Già, perché c'è stata anche una pretrasmissione che noi abbiamo già fatto, che sono intervenuti diversi ospiti, dove ci sono anche dei backstage dove abbiamo fatto delle cose carucce, certo. Prima, che devo dire la verità, sono state proprio delle chicche simpaticissime con grandi, grandi artisti. Allora io adesso volevo chiaramente dare anche il sollievo canoro ai prossimi ospiti. Enzo, ti ringrazio, noi ci vediamo fra poco, certo, certo. Perché chiamo subito Pasquale Siciliano. Pasquale Siciliano che è qui. Pasquale, spero di non sbagliare. Di nuovo insieme. Bravo, di nuovo insieme, hai visto? Oh, prima, tanti anni fa, ero più alto di te. Adesso mi hai superato di gran lunga proprio, eh? Allora, senti, Pasquale, adesso parliamo un pochino più... Tanto prima abbiamo detto un po' tutto. Adesso diciamo soltanto qual è il tuo lavoro che stai facendo adesso, un disco, cosa stai facendo, un po' di promozione. Anche perché, sopra impressione, c'è un numero di telefono che uscirà fra poco. A parte per me, per Federico Fazio, o per Enzo di Napoli, o per l'orchestra, o Sciaraballo, anche per tutti gli artisti che intervengono qui, potete telefonare a questo numero sovraimpressione che vedete in questo momento e chiedere informazioni, chiedere come si esce. Vi dico subito che Enzo di Napoli esce con due spettacoli particolari, uno con un gruppo femminile, che lo vedremo ancora qui, come l'abbiamo già visto in un'altra trasmissione, e con un gruppo maschile. Io medesimo sarò con lui e ci sarà anche Tony Angelis insieme con altri artisti che poi verranno abbinati a volta per volta alle serate. Spero che ci sarai anche tu. Allora, senti, dici soltanto se c'è un disco che sta uscendo, un po' di promozione, facciamo, sì, diciamo. È appunto il disco che conterrà il brano che di prima e questo di ora, credo. E niente, sarà disponibile a momenti. E che lo possono acquistare anche attraverso anche questo, sì, numero. Anche il numero in sovraimpressione. Diciamolo, perché se si vede qualche disco in più. Bene, che canzone ci fai ascoltare? L'altro brano che conterrà il disco, sempre scritto da Porta me. Il titolo di? Strada Vuota. Strada Vuota, ve la canta? Pasquale Siciliano. Pasquale Siciliano, grazie. Cerco in qualche bar, tra la gente o sulla luna, se guardo su, città infinita che dorme ancora, io sono sveglio ma tu che fai? L'estate ancora fredda, notte nel vento che soffia via e non lascia niente. Cammino ancora ma ogni passo poi non mi porterà mai da te. E quasi giorno ormai sulla spiaggia ci sono i passi che lasci tu, li riconoscerei anche se cento anni tornassi qui. C'è un pazzo solitario che parla solo di quanto amati sa, confuso nei giorni, ti spera e pesca sogni seduto lì. Perché non sei più qui, non ho solo negli occhi da tempo, da quando ridevo con te e la strada è vuota, vuota, le parole
Allora, ti do il microfonino perché ti serve per parlare, perché quello ti dà l'eco, questo è per cantare, quindi io ti auguro tantissimo, come auguro a tutti i ragazzi che vengono qui, le persone, tutti gli amici che vengono a cantare, ti auguro veramente un grande successo, perché veramente adesso grazie. Non è una cosa tanto per dire, perché magari in televisione uno lo dice perché sembra una retorica, ma te lo meriti perché soprattutto sei un bravo ragazzo, soprattutto, sei molto bravo, canti anche bene, lo dico io, canti anche bene le canzoni napoletane, però non le canti, non le devi cantare. Ma vedi che quando andavo a trovarlo a Roma, io col papà, io non l'ho riconosciuto più, ma sai perché? Perché era diventato alto, infatti, lo lasciai piccolino. Infatti quando io ti dissi Enzo, ma quei ragazzi dici no, ma non lo riconosci più, è diventata una cosa diversa. Io lo andai a trovare al Foro Italico, me lo ricordavo piccolino, quando è sceso le scale del Foro Italico, dico... Torino, ma tuo figlio dice qua, ecco. Porca miseria, chi è? Comunque è diventato grande, ma sei diventato un grande artista. Grazie. Io ti do un arrivederci. Grazie per avermi. Bacio. Siciliano. E con affetto. Grazie, auguri. Ti tolgo grazie. Anche il microfono. Tolgo il microfono. Anzi, glielo dai al. Anzi, diamo a lui il microfono. Mi dai un bacino al fratellino. Va bene. Bravo. Ciao. Saluto. Allora, adesso Enzo rimani con me, perché adesso è il momento di cantare. Prima hai cantato in italiano. È il momento di cantare una canzone napoletana, perché tu sei l'artefice delle canzoni napoletane, chi non ti conosce. E allora è giusto che tu adesso ci fai ascoltare questa canzone che porta il titolo di... Volena. Volena fa venire a me tu. Enzo di Napoli! Tu sei un vizio, tu sei un peccato, chi ti assapora non ti può scordare, di vaso tuo mi sono avvelenato, e se mi lascio non posso campare. Volè, sia radice donna, quando io maturo tu, io te voglio più bene. Volevo questa amore d'annata, io mi sento per tu, si da lontana me. Nasconde una bugia, ogni vaso non dorme niente. Vole, cioè una ferma ma brucia, quella goccia è stupenda. Niente verrà. Volè, cioè
Napoli alla grande veramente. Io volevo salutare, è andato via Sharabal perché hanno una serata e mi ha detto di ricordare che se hanno bisogno di loro possono telefonare, chiaramente il numero sovraimpressione, come tutti gli artisti. Certo. Enzo adesso ci lascia per un attimo perché dobbiamo dare il cambio da capo. Vuole che la presenti tu stavolta? Vuole che la presenti tu? Sì, torno nelle vecchie vesti. Ti presento tu. Allora, ti passiamo a presentare la prossima. Sì, certo. Allora, visto e considerato che, virgola, la prima parte l'ha fatta lui, l'ha presentata, perché lui è anche un presentatore, uno showman. Possiamo dire una cosa bella, che l'ho trovata l'altro giorno dai Nomadi e l'ho invitata. Ci quindi. Sei stato a Castelluccio dei Sauri, no, era lì. No, scusa. Era un altro posto. Era un altro posto, sì. Tu a fare una serata. Sì, ma io l'ho fatto tante in provincia di Foggia. L'hai fatto anche in questo paese qui, l'hai fatto dove fanno questo festival a Torre Maggiore. Dove Torre Maggiore, sì. Sempre presente anche il nostro caro amico. Sono stato 3 anni fa che ho fatto anche la festa padronale. Per cortesia, Nicola Colamartino. Mario Colamartino. Nicola. Si chiama Nicola Sguera, scusa. Colamartino che viene dappertutto in questi programmi. Tutti la capi in dopo a lui. Vabbè, sono un po' confuso. Fra cameraman, anzi a proposito, tutto il team dei cameraman, io ringrazio il regista che è veramente bravo. Soprattutto anche il service che ci sta dando l'audio dal vivo, perché questo è un programma che si canta Antonio anche Lusso. Dal vivo. Antonio carissimo, che devo dire che è molto bravo a farci sentire qua. Bene, adesso. Allora io adesso presento la seconda parte, quindi voglio ascoltarmi questa bellissima canzone, non solo io ma l'ascoltate anche voi da casa, quindi io ho visto la trasmissione naturalmente di quella che lei ha partecipato. C'erano delle voci straordinarie e non sapevo che oggi era una delle belle voci qui. Succede questo in questo programma. È una piccola grande artista, Paola Ferrulli. Direttamente da Rai 1. ti lascio una canzone. Noi non ci siamo salutati prima, ma ci salutiamo adesso, quindi è un piacere averti accanto e anche un piacere conoscere anche i tuoi genitori e tutta la tua organizzazione. Il tuo papà me ne ha parlato molto bene, quindi voglio solo una cosa, una preghiera. Continua così e migliora giorno per giorno, perché di belle voci ce ne sono poche. Ok? Di belle voci e belle facce pulite come lei. Naturalmente, perché sono bambini. Devo dire, anche Pasquale è un ragazzo pulito. Questo è il tuo microfono, ci fai proprio ascoltare la prossima canzone che ha per titolo... La voce del silenzio. Ah, ma è una canzone bellissima. È una canzone che l'ha scritta il grande amico mio che si chiama Paolo Limiti, perché una volta dovevamo incontrarlo io e Antonio Siciliano in un posto, ma non lo abbiamo più raggiunto perché lui venne chiamato per un impegno. Eravamo al casello dell'autostrada di Foggia. Se ricordi molto nel bene. Nel 1600. No, 1600, è stato 2-3 anni fa. Perché io parlavo di Gianfranco Funari di Rai 2. Ben 2 anni fa. Bene, e allora Paola adesso... Paola Ferrulli! Ferrulli, mi raccomando, in bocca al lupo, vai! Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose che credevo morte ormai, e chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'ombra nei miei occhi, e quello che mi manca dal mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un
silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. E quello che mi manca dal mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, guarda, mi hai trasmesso un'emozione veramente a dir poco da brividi, davvero, ma te lo dico col cuore perché si vede che canti con amore, che ti piace cantare, eh? Non canti perché vuole il papà o la mamma, no. Perché di solito è così. Dimmi la verità, adesso la verità, perché lo so perché me l'hanno detto. Allora, è vero che dietro le quinte la Clerici ha cacciato diversi genitori? No. La verità, mi dici, non avere vergogna, dillo. Clerici no, qualcun altro. Bravo, stato qualcuno. Sapete perché? Perché dietro le quinte molte volte succede che i genitori litigano al posto dei figli. È vero? Lei non lo vuol dire perché ha paura, ancora si viene a sapere. È la verità. Anche la Clerici ha cacciato, come caccio anch'io molte volte i genitori quando faccio i festival. Perché i cantanti devono essere i ragazzi, non devono essere i genitori. In questo caso lo sei tu, non è il tuo papà, come non è neanche il papà dell'altro ospite, perché siete proprio voi che siete bravi a cantare e ve lo meritate. Grazie. Arrivederci da me e da Enzo Di Napoli. Grazie, auguri Paola Ferrulli. Ciao a tutti. In bocca al lupo. Bene. Adesso, visto e considerato che siamo arrivati quasi alla fine, sì, ci canti tu una canzone, sì, e poi andiamo. Non esiste, c'è il regista Federico, sì. Mi devi cantare Un'ora sola ti vorrei, si nota a CID stasera in diretta. No, ma quando mai? La facciamo? No. Possiamo sempre mazzate. Sono anni che non la sento. Mi ha detto con la Martino che se io canto. No, non guardare con la Martino. No, se non mi paga. No, tu guarda a me, no, canta Pavone Sciugo. Ma quello mi paga. Ma lascia bene. Tu devi cantare. Mi paghi se. Un'ora sola ti vorrei. Va bene, la facciamo. Allora, fa 3, 4, 5, 6. Abbiamo il nostro fonico là che è meraviglioso. Subito trovato. Già l'ha trovato. Mi dai a me? Sì, grazie. Questo è mio. Prego. Questo è mio. Quello puoi cantare. Prego, maestri. Un'ora sola ti vorrei. Federico. Grazie, Enzo. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, e dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Ma non è questa la canzone, ma per cortesia, ma non la vuoi questa canzone, canta!
Ma dai, Federico! Io che non so scordarti mai. Oh Gabriel, oh Gabriel, te posso nascere. Che cosa sei per me? Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai. E in quest'ora tornerei. Stasera non te rongo manco la lira. Vita mia per te un'ora sola ti vorrei per dirti quello che non sai e di quest'ora tornerei. Vita mia per te un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai e di quest'ora godrei. Famiglia per te. Grazie. Ma tu non ti permette di cantare quando canto io, perché devi un cappello, lo strappo, eh. Ma scusa, regia, per cortesia, io, lo dovete cacciare questo. Ma io avevo detto di cantare un'ora sola di fare un poco rillo. Sì, ma senti una cosa, stasera canto io, è una trasmissione, va bene? Canti io. Tu non devi cantare più. Non devo cantare più. Non devi più cantare per tutta la vita. Ma vedi, mi dice con la Marti mi dice mandare via. Ci fate un primo piano. Sì, fateci uno. Un primo piano, non facciamo la votazione da 1 a 10, votate 0. Così umaniamo a casa, eh? Non lo facciamo stare più con noi, va bene. Comba, ma che comba. Bella, ragazzo, sì. A sì. Me non mi ha detto mai nessuno, non andaci. Arriva tu camorristico, grande. Bene, andiamo avanti perché siamo sì. Al finale, la gran finale. Bene. Se non sbaglio, adesso abbiamo un video. Un bellissimo video cantato da Tony Angeli ed Enzo Di Napoli. C'è il brano che abbiamo realizzato, si intitola Cendan. In un bel CD intitolato Cendan, che se non sbaglio esce a momenti. No, è già uscito questo disco, è stato già prodotto un paio d'anni fa dalla GS Record da Catania, quindi distribuito in tutta l'Italia e lo possono trovare anche sul sito su www.gs.it. Invece chi vuole vedere questa trasmissione invece come fa? Chi vuole vedere questa trasmissione basta andare su YouTube o sito Stasera Canto Io. Punto. Ma non c'è una punto. Niente, manca un punto. Senza punto. Niente. Non vuol niente. Stasera canto io, amica9.it, mi raccomando. Sì. Beh, YouTube. YouTube. Quindi, guardiamoci questo video Cent'anni perché è favoloso. Prego, regista. Enzo, basta, vattene. Ma la vaga. Vattene. Thank you.
stasera da giaricere una cosa, a tanto tempo da volevo dire, a Napoli c'è fatto tutte cose, si mi arraposa l'urna fa soffrire. Mettila sempre in una canzone, come per 50 anni ci ho fatti, e quando incontro a chi ne parla mai, cantala sta canzone e può capire, se io vero mi promette fasti cuore. Pannate 50 anni a fai a cantare. No, senza te per nessuna cosa, soltanto tu da sai dipende, se solo tu si mari e sta città, stane di grande. E vado per fatica, vai lontano, una cartolina presa ti ha portato, ti serve specialmente in da nottata, quando ti senti solo e vuoi tornare, fanno tesoro tutti sti consigli, perché nessuno mai l'ha da me, le se vada assai una cartolina, quando in da nebbia forza va a cantare, voglio, se ho vero mi promette basti cose, fanno di 50 anni, va a cantare. Voglio non ti ascoltare, ma oggi canto questa canzone, ma dire da stipatela sempre in tuo cuore Napoli, che tutta la vita tua, e quando si è andato a uscire Napoli, assegna di più questa cartolina, e va, c'è andato. Fanno sognare, ci fanno star bene, perché un po' di nostalgia è anche bella nelle canzoni, sentire risuonare dentro di noi, perché
in fondo con le canzoni si può star bene, si può star male, si può fare un po' di tutto, è vero? Si può star bene con voi che avete fatto 41 anni di matrimonio insieme. Un augurio da parte mia, da parte della televisione, di Amica 9, alla famiglia Franco, padre e madre di Franco, Leo Franco l'impresario. Un saluto va anche al papà, lo possiamo dire, i nostri ospiti, al papà della bella Paola che è un musicista. Al papà del bravissimo, diciamo, è inutile nascondere, tutti i papà stanno qua, non sapevamo chi mettere, abbiamo messo a loro. Il papà anche del nostro carissimo e bravissimo cantante che abbiamo avuto qui, devo dire Pasquale, sei la fine del mondo. E con questo augurio io voglio ringraziare Savino Sguera, voglio ringraziare Mario Colamartino, che è colui che un po' fa totum qui nello studio. Poi abbiamo la regia Nicola Scaringella. Scaringi, chiedo scusa, mi dicono subito Scaringi, va bene, non è successo niente, vabbè, che... poi Nicola Sguera e tutto il team di Amica 9, che sono diverse persone che combattono dalla mattina alla sera insieme a noi, perché noi purtroppo siamo dei birbanti. Però voglio anche salutare il service Turbo Sound di Antonio, che è lì con il suo collaboratore. Voglio anche ringraziare Usciaraballa, che è andato via perché era una serata. Stanotte ce l'ha, 1:30, perché sapete che la notte, adesso siamo in ritardo perché è nottata, lui fa, sai che fa? Lui in sera con la banda, quando si sposano le persone, prima di sposarsi, come domani è sabato, c'è un matrimonio, allora fanno l'addio al celibato. L'addio al celibato. Allora mi raccomando, noi siamo qui ogni venerdì come oggi e domenica c'è la replica. Questa è la seconda puntata di Canto Anch'io. Io saluto Pasquale. Stasera canto io. Pasquale. Siciliano. Poi abbiamo Paola Ferrulli direttamente da Sanremo e poi abbiamo il bravissimo Tony Angelis. Io vi saluto con molto affetto, molto amore. Arrivederci. Abbiamo da Federico. Una no. Assolutamente, perché non lo voglio proprio ricordare, ma lo ricordo con una canzone dicendo ciao. Vi saluta Enzo Di Napoli con la sua bella canzone. Arrivederci, buonanotte, arrivederci venerdì prossimo. Ciao. Suona dove che stai a casa.